Ciao a tutte ragazze, benvenute nel nuovo video sul fasciatoio. Ebbene sì, siamo arrivati a questo punto, siamo agli sgoccioli e quindi ho pensato di farvi il video sul fasciatoio prima dell'arrivo di Alessandra e poi magari ne farò un altro dopo un po' che sarà arrivata, in maniera da farvi un aggiornamento su tutti i prodotti che ci saranno in più, perché sicuramente qualcosina ancora mi mancherà. Allora, come vedete, qui c'è il fasciatoio. Io l'ho preso all'IKEA. Questo qua si può gonfiare e sgonfiare, quindi volendo si può portare anche in viaggio. Noi l'abbiamo già gonfiato, è già pronto e l'ho lasciato scoperto in maniera da poterlo poi disinfettare prima di utilizzarlo. E poi ho già lavato il coprifasciatoio preso sempre all'IKEA, che è nel cassetto, quindi ve lo farò vedere dopo. Prima di aprire il cassetto vi volevo parlare del mangiapannolini della Kikko, che sto già adorando. Già solo quando l'ho visto, quando l'ho aperto, mi è piaciuto ed è piaciuto tantissimo anche a Riccardo. È molto comodo, pratico e soprattutto economico, nel senso che non dovete andare a comprare i sacchetti, quelli specifici, quindi che costano l'occhio della testa. Con questo qua potete mettere i sacchetti che volete e appunto si tiene aperto, si mette il pannolino, si gira la maniglia e manda giù e non rilascia nessun tipo di odore. E in più, per cambiare il sacchetto è semplicissimo, c'è una levetta qui, aspettate che ve lo giro. Se tenete questa levetta appunto e tirate, girate e tirate, andrete a cambiare il sacchetto. Se invece dovete buttare, basta girare, tirare, staccare il sacchetto e buttarlo. Quindi è molto semplice e va a contenere fino a 25 pannolini, quindi tantissimo. Quindi questo ve lo straconsiglio già da ora perché ho visto tantissime recensioni ed è il migliore. Poi direi di passare al primo cassetto, che è quello solitamente più funzionale. Ovviamente adesso vedete super ordinato. So già che quando arriverà Alessandra sarà un pochino meno ordinato perché è un esempio un po' più di corsa. Allora, qui ho organizzato dei pannolini, ce ne sono diversi. Ho utilizzato una scatolina che avevo bassa, che è grande tutto questo spazio, dove mettere appunto qui due file di pannolini. Io al momento questi mi sono stati regalati, ma diciamo che la marca l'ho scelta io perché la Loopy Lou mi ricordo che mi è stata molto comoda con l'arrivo di Federico. Diversamente da Pampers, anche i Pampers per carità, però se si rompevano uscivano le microsfere e non mi è piaciuto tanto. Con questi mi sono sempre trovata bene, quindi insomma spero di trovarmi bene anche con Alessandra. Poi qui ho messo tutti dei body qui dietro, quelli più piccolini, quindi 0-1 mesi, poi ce n'è qualcuno anche 3 mesi, però vestono piccolino, quindi li ho messi comunque qua. E poi ne ho altri nell'ultimo cassetto, ho gli ultimi 3 acquistati che devo ancora provvedere a lavare e stirare, poi li inserirò qui, quindi sopra questi qua piccini. Qui ho messo un pacchetto di salviettine della Kikko, queste qua che avevo preso di scorta, sono quelle appunto 0% parabeni, eccetera, eccetera, per quando insomma non è tanto sporca, non è da lavare, insomma, giusto da dare una passata. E poi qua ci sono i maxi dischetti di cotone della Kikko, che terrò probabilmente così, perché adesso li ho messi in ordine, messi dritti, però poi li terrò così che riuscirò a prenderli e poi quando si svuoterà lo metterò un po' più dritto. Poi qui abbiamo questo pupazzettino qua che quando nascerà, poi adesso vorrei dormirci un po' insieme perché prenda un po' il mio odore per tranquillizzarla quando poi è nella culla. E ci piaceva tanto, l'abbiamo preso io e Riccardo da Chiabì. L'ho già lavato, l'ho già insomma pulito tutto e ci dormirò qualche volta insieme appena guarisco un attimino e poi glielo daremo quando sarà insomma nella culla per rassicurarla un pochino. Poi qui abbiamo questo telo praticamente da cambio da portare nella borsa poi del passeggino, per quando siamo in giro da qualche parte, in gita, da parenti o semplicemente in un bar o a un supermercato.
per poter appoggiare la bimba. Da un lato è impermeabile, dall'altro è più morbidino. Già lavato e disinfettato e l'ho messo qui, poi pronto per essere infilato nella borsa. E invece in questa borsina in tessuto rosa con i quadretti ho messo all'interno tutti i bavaglini e i altri asciugamanini personalizzati per Alessandra. Poi faccio vedere prima questo perché poi quello è un po' più complicato con una mano sola. Allora, qui dietro ho messo tutti i mini asciugamanini, questi qua che ho acquistato sempre all'IKEA, che vi consiglio perché ce ne sono 10, sono in puro cotone e li ho pagati solo 4 euro, quindi ve li consiglio, e hanno anche il gancettino. E tre di questi, o questi sono già lavati e disinfettati, due o tre di questi li dovrò mettere in valigia e gli altri li lascio qua pronti per quando la devo lavare, per quando devo asciugarla, insomma, da avere comodi qui a portata di mano. In questa scatolina, questa qui anche la potete trovare all'IKEA, ho messo tutte le cose un po' pratiche o che possono sporcare, tipo oli, creme, detergenti, salviette e quant'altro. Adesso è organizzato così, vedremo poi quando arriverà Alessandra cosa succederà, se stravolgerò qualcosa. Allora, parto da questo detergente delicato viso e corpo. Chi mi segue già l'ha visto quando l'ho acquistato, di Natura Verde Bio, che tra l'altro mi avete detto che è un'ottima marca, quindi sono molto contenta. A saperlo prendevo anche altri prodotti. Questa è avena e camomilla ed è appunto un detergente viso e corpo. Poi qui abbiamo una crema protettiva per il cambio, avena e camomilla, sempre di Natura Verde Bio. Poi un olio della Fissan nutriente con olio di avocado e vitamina E, e questa polvere alta protezione rinfrescante e assorbente ipoallergenica, clinicamente testata, che però mi avete già detto che sfrutterò poco, anche perché poi la polvere effettivamente non ci avevo pensato, però l'ho pagata pochissimo, era in offerta, la terrò per quando è un pochino più grande, per il bisogno eventualmente. Poi queste salviette qua della Trudy sono salviettine disinfettanti antibatteriche per pulire un suo giochino se siamo in giro, da mettere sempre nella borsa del passeggino nell'emergenza, se non ho acqua e insomma il sapone, per quando si instrada e la bimba magari piange, cade qualcosa, da averlo dietro. Poi questo della Narinel, che ho trovato un'offertissima da Universo Bimbo, e quindi abbiamo preso questo qui per pulire il nasino, appunto per aspirare poi il nasino. E accanto ho messo già una confezione di PhysioClean della Chicco, quindi acqua fisiologica, sempre per questo. Qui invece ho messo un ciuccio, ho staccato un pezzo di etichetta perché era ingombrante, un ciuccio che è stupendo, mi ha regalato la mia migliore amica, che sarà la zia acquisita della piccola Alessandra, ed è bellissimo. Questo qua è della Suavinex e mi piace un sacco, ha il ciucciotto anatomico, è molto carino, lo lascio qui chiuso anche perché insomma è inutile stare ad aprirlo. E poi questo me l'ha regalato una mia amica, che saluto, che appunto ha il nome di Alessandra, guardate che carino, con l'arcobaleno in fondo, e qui c'è l'unicorno, e qua c'è la pinzettina, ovviamente qua c'è la pinzetta, e sotto c'è il gancetto da attaccarlo al ciucciotto, quindi lo teniamo già lì pronto. E poi, come vi dicevo, per ultimo vi faccio vedere questo qui, che praticamente per il momento è nel cassetto, ma andrò poi ad appenderlo qua sul muro, perché si può anche appendere, adesso non mette più a fuoco. Praticamente qui ci ho messo per il momento, devo ancora capire cosa mettere nell'ultima taschina, adesso valuterò. Comunque ho messo tutte le bustine di amido di riso per farle il bagnetto, quindi ce ne sono 5 se non erro, sì,
5 e ho preferito metterle qua e poi appenderò il tutto per il bagnetto. Adesso poi vedrò cosa mettere ancora qui. E poi qui c'è il pesciolino per la temperatura dell'acqua e una spugnetta che useremo appunto poi con i primi bagnetti che farà. Però visto che ci va ancora un pochino, per il momento non l'abbiamo ancora appeso, però insomma lo appenderemo presto. Con una mano, come immaginavo, è complicato. E lo mettiamo qua. Poi dopo sistemo. Qui sono andata a mettere direttamente la scatolina levando il coperchio della Chicco. È un kit medicazione ombelicale dove all'interno ci sono tutte le garzine, ci sono queste reti, elastiche, insomma tutto il necessario per medicare poi il cordone. E in questa scatolina qua ho messo un pezzettino di Scottex in fondo. Questo ciuccio ho dovuto metterlo così, poi lo sterilizzerò, perché era solo in un sacchettino di plastica ed era in una rivista ed è della Venn, quindi di marca, anche se azzurro lo terrò per emergenza. E poi appunto qua c'è la spazzolina per lei, super nuova, che era ovviamente nel kit questo qua. La spazzolina, non ho ancora rimosso la plastica perché insomma così non si impolvera. E le forbicine, che trovo super carine perché hanno la punta arrotondata e anche la custodietta, quindi dovessero capitare nelle sue grinfie sono abbastanza tranquilla, insomma. E quindi questo è il primo cassetto. Nel secondo cassetto invece mi sono sistemata in questo modo qua. Allora, in questa scatolina sempre di IKEA ho organizzato tutte le calzine e per il momento ho messo anche questo cappellino, perché praticamente gli altri due, questo è in ciniglia, però gli altri due che ho in cotone sono praticamente in valigia, quindi ho messo tutte le calzine, queste babbuccette che ha preso mia nonna ad Alessandra, sono troppo carine con questi coniglietti. E poi qua c'è una specie di sacco nanna che ho preso da Lidl, con questo orsacchiotto qua. Poi praticamente qui davanti tengo tutte le cosine che le posso mettere da subito, quindi tutte quelle piccoline. Questa con I love papà, I love dad. Questa qui voglio mettergliela i primissimi giorni perché mi sa proprio di un, insomma, c'è Topolino. L'abbiamo presa tantissimi mesi fa, quando non sapevamo ancora se era maschietto o femminuccia, però insomma la trovo abbastanza unisex. Con questo Topolino, con le manine sulla bocca, un po' a dire ops, sono arrivata. E poi qua c'è un'altra felpina da mettere magari sopra quando è un po' fresco. Poi questo è un golfino, questa qua è una tutina bellissima di prenatal, con la parte sotto e la parte sopra, veramente carina. Qua ci sono altre tutine in ciniglia e qua ce n'è una addirittura con i, come si chiamano questi, mi sfugge il nome, comunque bellissima, con tutta la gonnellina. Queste sono tutte le tutine, diciamo, per i primissimi tempi, più altrettante che ovviamente sono in valigia. E invece lì dietro ho messo quelle già lavate, quindi in questo cassetto è già tutto lavato, però un po' più grandi, quindi 3 mesi. Queste sono tutte più grandi, quindi le sfrutterò poi più avanti, anche queste due qua, più leggerine. Poi invece qua tengo tutte le cosine, vabbè, qua ci sono altri pantaloncini piccolini da mettere sotto, qualche gonnellina, sempre per i primissimi tempi, quindi anche queste qua si possono mettere subito, che metto qui perché ho stirato e ho sistemato. E poi appunto qua ci sono le cosine, allora questo è il coprifasciatoio che vi dicevo, che ho preso da IKEA. Ci sono 3 cuoricini, azzurro, verdino e verde acqua. E poi questo qua è una storia lunghissima, ragazze, perché è l'accappatoio di quando ero piccola io. Se pensate che questo accappatoio ha 31 anni, è incredibile. Pensate che questo accappatoio l'ho utilizzato io da piccola col bordino rosa,
Poi è nato Federico e mia mamma ha cambiato il bordino qui e l'ha messo azzurro. E adesso che c'è Alessandra mi ha di nuovo scucito tutto il bordino blu e me l'ha rimesso rosa. Cioè veramente ho una santa di mamma con i brillantini ancora, incredibile, è ancora bellissimo e morbidissimo e ha 31 anni, quindi sono contenta di poterle dare qualcosa di mio. E poi qui sotto c'è quest'altro telo che mi ha dato sempre mia mamma, che ho già lavato e riutilizzato, e se non erro l'avevo usato anche per Federico, da cambiare con questo da mettere sopra il fasciatoio. Quindi queste sono le cosine che utilizzerò quando poi arriva da mettere sul fasciatoio, e quindi questo è il secondo cassetto. Ultimissimo cassetto, il cassetto un po' delle scorte, diciamo, e delle tutone. Allora, qua c'è questa tutona bellissima che ho già lavato, che è praticamente il tutone che le metterò per i primi tempi, perché le tenga caldo, è da mettere subito, è 1-3 mesi questo, 0-3 mesi. Poi qua c'è la scorta di pannolini, quelli della Lupido, il pacchetto in più. Poi qua c'è la scorta di fisiologica della Chicco e la scorta di salviette. Poi qua ho messo il siero che sto utilizzando anti smagliature della Lierac, ma non mi sta entusiasmando, però comunque il suo lavoro lo fa. Qui abbiamo il biberon che utilizzerò, per il momento l'ho messo qui, e c'è anche questo qua che ho preso con Ricky, bellissimo anche questo, della Tommy Tippi, molto simpatico anche il disegno. E poi vabbè, qua ci sono dei pannoloni post partum in caso me ne servano altri, li ho lì. Qua ci sono i tre body di cui vi parlavo, cioè un mese, che però devo ancora lavare, e quindi l'ho messo qui. E sotto c'è una zanzariera per passeggino che utilizzeremo magari poi quest'estate. Poi qua ci sono ancora questi vestitini qua, che sono qua, sono tutti troppo grandi, e quindi li ho messi nell'ultimo cassetto e li laverò poi all'occorrenza, giusto per non caricarmi di lavoro adesso, anche perché lavarli adesso per poi rilavarli tra 3 mesi e più, anzi 4 mesi, non ha senso, quindi li laverò poi quando mi staranno per servire. Allora, questo è un body che mi ha regalato la mia migliore amica, vedete, 3-6 mesi, quindi veramente troppo grande, e l'ho messo nell'ultimo cassetto. Qua c'è il vestitino che mi ha regalato la mia amica, che avete visto nel vlog, bellissimo, questo vestitino lo adoro, proprio in stile francese, perché l'ha preso in Francia, ed è bellissimo, molto molto fine. Ha anche l'elastichino qua sul fondo, quindi fa proprio effetto sbuffo ed è qualcosa di meraviglioso. E mi piace da morire, credo che sia uno dei miei preferiti insomma, rispetto a tutti quelli che ho ricevuto finora, mi piace proprio tanto tanto. Anche Ricky non ha capito più niente, poi con questi bottoncini color legno, proprio molto fine. Poi qua c'è il carry-on che teniamo lì custodito per quando arriva la piccolale. Poi vedete, qua c'è ancora l'etichetta, devo ancora proprio aprire e lavare. Questi qua ho già tolto tutte le etichette e devo poi lavarli all'occorrenza, ma sono tanto grandi, 3-6 mesi, anche 9 mesi, 18 mesi, 12 mesi, quindi cose troppo troppo grandi che insomma sono lì pronte per quando mi serviranno un giorno, e basta. Quindi questo era l'ultimo cassettino. Qui tra l'armadio nostro e il fasciatoio teniamo la sdraietta che ci ha regalato mia nonna per Natale, e insomma così rimane bella chiusa, non si va a impolverare, inutile aprirla adesso, quindi l'abbiamo lasciata lì nella sua scatola. E poi là c'è la mia valigia. La valigia del terrore, del momento clou, no vabbè, la valigia delle emozioni, dai, mettiamola così,
E quindi è già lì pronta, devo appunto solo aggiungere degli asciugamani mio, asciugamano mio e dei piccoli asciugamani per Ale e c'è tutto, quindi manca poco ragazze, manca davvero poco. E niente ragazze, questo è il fasciatoio per il momento, sicuramente mi mancano ancora dei prodotti che voglio acquistare per la pulizia magari di Alessandra, avrei voluto tanto acquistare la pasta Emu che mi hanno detto essere buonissima, però anche di questa mi avete parlato strabene, quindi insomma sono comunque contenta e mi manca anche un detergente della Mustela che voglio assolutamente prendere, che adoravo quando avevo Federico, quindi qui sicuramente si andranno poi a togliere Ciuccio e Portaciuccio, li metterò nell'altra scatolina e aggiungerò altri prodotti, quindi insomma è tutto un po' ancora in evoluzione, però per il momento la mia organizzazione è questa, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e alla prossima, ciao!